Let's go! Bentornati, ovetti, su Mario più Rabbids, Sparks of Hope! Non perdiamo altro tempo e andiamo verso il tentacolo di Oscutiferio! Quello lì. Quel tizio tondeggiante è un vostro amico? Direi di Potremmo pure farti la stessa domanda per quella tizia così rigida, ma così inspiegabilmente attraente. È una bracca sparca. Si chiama Bedrock e non è mia amica. Neanche Bowser è dei nostri, anzi non fa che rapire la principessa Peach. Ma comunque non possiamo lasciarlo lì nello Scutiferio, no? Finalmente, Re Bowser! È molto vicino. Il re senza sudditi ora ha molto più senso come nome, anche se però me l'aspettavo, quindi... l'esplosiva Bedrock, boss? Di già? Per quanto sia forte, anche Bowser non può nulla nella dimensione dello Scutiferio. Gli serve un'arma potenziata da uno Spark. In effetti ne abbiamo una. Era stata pensata per Rabbid Mario, ma è troppo pesante per lui. No! Menzogna! È che mi si impiglia nei baffi! Oh sì, l'esplosiva Bedrock, quindi è una battaglia boss, infatti sconfiggi Bedrock. E siamo in 4, un po' come la battaglia contro Midnight, sembra proprio di sì. Bowser! Bedrock è troppo forte, i nostri attacchi non le causano molti danni, forse potremo provare ad attirarla verso quelle trappole esplosive. Ok, quindi è una gimmick, prima però... Finalmente, Lord Bowser, la nemesi di Mario, ha deciso di stringere una delicata alleanza con gli eroi. Poter contare sulla sua potenza è un bel vantaggio. Bowzooka! Poi abbiamo i Rabbid Koopa Sapiens. Evoca 3 Rabbid Koopa Sapiens per inseguire l'avversario più vicino ed esplodere al contatto. Quindi sono come i carretti del vecchio Mario più Rabbids, sembra di sì. Movimento, vabbè, standard. Mentre lei, Bedrock, analizziamola molto bene, ha una forza incredibile. Attacca gli avversari con degli schianti e poi si allontana. Quindi è come i porchetti e le suiniglie, credo. Quando viene colpita si infuria e insegue chi l'ha attaccata, travolgendo tutto quello che trova sulla sua strada. Resiste al fuoco. Ripercussioni. Ogni attacco dell'avversario segue subito un attacco schianto che colpisce in un'area. Movimento invece... Ok, raggiunge Bowser. Inoltre, non serve un alleato per saltare e colpisce gli avversari con lo schianto, perché ovviamente è basata sui suinigli e i porchetti, quindi sto a posto. E devasta ripari, però. Durante il movimento distrugge i ripari a forma di blocco al contatto. Dovrò stare attento. Allora, è il momento di vedere finalmente le abilità di Bowser, di Lord Bowser. Quindi, no... Eccoci qui, Lord Bowser. Intanto, danno critico, dammelo subito. Ok. Gittata arma, dammela subito. Cosa abbiamo poi qui? Riduzione danno, annulla in parte la riduzione del danno all'interno dell'area di danno del Bowzooka di Bowser. Cioè, mi stai dicendo che il razzo in sé fa X, l'esplosione fa
il 40% di quell'X. Però con questa farebbe il 60 e poi farebbe l'80, giusto? Credo di sì. Intanto movimento deve essere subito aumentato. Cosa abbiamo qui? Atterraggio con danno. Si è visto nei trailer. Al suo primo atterraggio durante il turno, Bowser colpisce chiunque si trovi nell'area. Dammelo. Poi abbiamo più danno, dammelo, ok. E più raggio, dammelo, ok. E qui abbiamo più planata, servirà sicuramente. Mentre i Koopa Sapiens... Dai, riduzione turni è necessaria, secondo me. Koopa Sapiens del fuoco. Hai un effetto bruciante senza uno spark? Sarebbe comodo se Bedrock non resistesse al fuoco, quindi... Vabbè, pazienza, intanto più Koopa Sapiens forse conviene, quindi sì... E poi facciamo anche demolitore. Il Bowzooka di Bowser sbriciola con un colpo i ripari che possono essere distrutti. Danni riparo più 10. E un riparo può prendere, se non sbaglio, 1, 2, 3, 4 colpi. Quindi questo qui devasterà tutto. Vai, subito. Abbiamo ancora un punto. Potrei mettere qualche altra cosa qui. No. Allora magari... Ah, facciamo un po' di aumento planata extra, dai, perché no, perché no. Ora sistemo un attimo il team e poi vediamo la battaglia. Dovrei aver fatto, andremo in battaglia con Bowser, Luigi, Rabbit Peach e Princess Peach. Le due principesse, la bestia e Luigi. Luigi e Rabbit Peach non ho cambiato nulla. Peach però, hai ancora un punto, vero? Sì, ok, quindi vai con aumento planata, tanto per averlo. E vediamo, gli Spark, giusto. Spostare Bedrock sembra essere la chiave per la vittoria, quindi Folastro su Bowser e Luccicometo. E sì, li ho portati a livello 4. Poi abbiamo Cosmelettro, perché ho visto nel campo di battaglia che c'erano i nemici deboli all'elettricità. Per questo ho scelto di portare uno Spark non acquatico ma di vento. Sto parlando di questi qui, ok? Eccolo qua, lo svuotatore. Poi un'altra cosa, vediamo gli altri Spark. Sì, abbiamo ovviamente Meteo Rifletto per più danno delle armi. Su Rabbit Peach, guardate un po' qua. Abbiamo 30% in più, 30% in più con le scivolate. Questa combo è buona anche su Edge e su Rabbit Mario, in effetti. E avere il 60% di danno in più sulle scivolate, che possono anche rubare punti vita. Mua. Peach invece può spostare i nemici volendo, però ha anche Rigenebula, perché non si sa mai, meglio averla. Ok, adesso sono pronto, quindi here we... Bowser! Anzi, showtime! Per chi sa. Adesso, un secondo, rinfrescami la memoria. Raggio di movimento, grazie, perché ha detto che ci insegue. Quindi, forse converrebbe andare laggiù con Bowser. Abbiamo un sacco di queste piattaforme. Sono dappertutto, no? Mamma mia, ok, allora posso muovermi per tutta la mappa. Intanto, Bowser, vai qui. È il momento dello schianto. Bene, scivolata. Poi, forse... perché devo attirarla su queste piattaforme. Ah, c'è un cenciotto. Neanche l'ho visto prima. Ok, il cenciotto sta qua, vediamo. Potrei mettere Luigi qui preemptivamente per attaccare lui. Con l'attacco potenziale dovrei riuscire a fare qualcosa. Quindi Luigi, vai pure avanti, mio alleato. Eccoti qui. Forse hanno sbagliato a mettere in questa mappa tutte queste piattaforme rimbalzanti, perché mi sa che con una sola planata plus è possibile arrivare ovunque in tutta la mappa del livello. Quindi eccoci qui. Intanto scivolata, così assicuro la sconfitta di questo nemico. Vediamo giusto un secondo. Ci arrivo qui, vero? Sì, pelo pelo. Volendo posso mettermi qui, un attimo. Se mi poso qui sono ancora nel raggio d'azione di quello. Vediamo. Sì, ok. No, non lo colpisco, quindi devo per forza mettermi qua. Stai qui, Luigi. Non lo sconfiggo, vero? No. Ma con l'elettricità... Spark! Sì, vero? Sì, perfetto. Più 1169. E non è un critico, vorrei far notare questo. Allora Bowser può anche allontanarsi e mettersi laggiù, eh? Ah, sì, direi che ci sta. Un attimo, Peach arriva da quel cenciotto, perché abbiamo delle scivolate. Esatto, su Peach, quindi una scivolata. Due scivolate. Ah, ah, ah. E per ora aspetta, perché potrei attaccare con... Rabbit Peach. Sì, ok, facciamo così. Intanto mi metto qua sopra. Atterro.
Posso poi fare un salto team nel caso, quindi va bene, scivolata, bene. La raggiungo, però poi dovrei rimanere qui e sono un po' scoperto. Non mi piace molto come idea. Abbiamo... Sì, ok, allora vai così. Carica barriera team, mi metto qua giù, solo per sicurezza. Dovrei stare a posto qui. Allora, Rabbit Peach, attacca pure Bedrock. E bam bam, 4-4-8. Siamo seri, vabbè. Questo vuol dire che la... Wow, fa 1000 di danno. Ah, fa 1000 di danno. Ok, abbiamo la barriera team, quindi sto a posto, però intanto Bowser, ti sposti un po'? Puoi andare qua, vero? Perché se puoi andare... Ah, aspetta, puoi andare qui. Qual è il tuo raggio d'attacco? Non l'ho più controllato. La raggiungiamo. Ok, quindi forse potrei anche mettermi... La vedo qui? No. Qui? La vedo? Sì, la vedo, ok. Quindi posso mettermi qui. Dovrebbe attaccare poi Rabbit Peach. E magari è un problema, in parte. Però se si muove prima lei, sto a posto. Mi spiego, laggiù c'è un altro tizio che ci spara e che dovrebbe poter vedere Rabbit Peach. Quindi... direi che sto a posto. Sì, non sto attaccando con Peach, ma poi mi attaccherebbe, poi arriverebbe da me, quello intendo. Quindi no, passo. Nemici, si muove prima lei, ok. Sbam sul Rabbit Peach, non ci fa nulla. Mua, al bacio. I Goomba si avvicinano, questo qui ora ci attaccherà. La raggiunge. Aia, sì, ci raggiunge. Beh, intanto, scusa, quanto fa? 7, ok, no. Ok, perfetto, non posso attaccarla. Però non contrattacca, eh. Vediamo. Potrei benissimo. Abbiamo Luigi, ci arrivi Luigi? Qui? La vedi, intendo, qua no, qua? Sì. Allora, facciamo una cosa un po' strana. Siamo molto lontani da quel nemico e non vedo altri nemici che ci attaccano, esatto. Quindi Luigi può attaccarla, però non è su quei barili. Potrei attirarla con questo, ce la faccio? Sì. Allora, vieni sui barili. Parapam, parapam, parapam. È sopra, È sopra i barili. Non è sopra i barili! Di quanto poco non è sopra i barili, scusa? Mamma mia, che pizze. No, potrebbe contare come sopra i barili. Vediamo un po' adesso. Nel caso poi posso comunque aggiustare un po' la cosa. Luigi, ti prego, adesso la vedi? Ah, adesso non la vedi più. Eh no, perché poi si avvicinerebbe. No, devo attaccarla non con Luigi allora. Ho sbagliato, forse. Beh, intanto posso sicuramente allontanarmi con Rabbit Peach e curarmi un po', magari. Lo raggiungi quello, vero? Bene. Allora, si metto qua su, perché ho visto il rialzo. Eccoci qui. Non la vedi più, vero? No, non la vedi più. Allora, Peach usa subito la barriera team. Vai. E... scudo! Intanto salto, sì, lo so. L'avrei dovuto fare prima. Bowser. Bowser, grazie. Ah, non puoi? Invece puoi, sicuramente puoi. Allontaniamoci. Mettiamoci... salto team. Okay. Mettiamoci qui. Solo per sicurezza. Ok, la raggiungo adesso. Come non la raggiungi? Come non la raggiungi? Davvero non la raggiungi? Aspetta, allora Peach, la raggiungi tu, da qui. Vai, boom. Ora si avvicinerà un po', spero. E... bam. Oh! Quindi era sui barili e fa questo. Cambia tutto, Intanto il danno l'ho fatto, sì, ok. Cambia davvero tutto. Intanto potrei attaccarlo, ma non conviene. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Luigi, sei un po' da solo qui. Però cominciamo a farlo andare qui. Ah, Luigi però sta da solo. Non mi piace Luigi da solo qui, Mi preoccupa un sacco. Va bene, non importa. Ormai siamo qui, possiamo attaccarla. Al massimo posso scappare, quindi sto a posto. Eccola qui che si avvicina piano piano. A questo punto usa anche lo sguardo. Non dovrebbe andare troppo vicino a noi. Anche se contrattacca poi con lo sguardo. Bowser, ah, non arrivi lì. Abbiamo la folata di vento, vero? Sì, la posso spostare via, lo posso spostare via. Colpisco tutti? Colpirei quasi tutti. Ok, folata di vento sia. Ah, non posso, ho solo un punto azione. Va bene, così sconfiggo i Goomba.
Non arriva fino a me il contrattacco, vero? Ok, bene. Allora, Peach, Rabbit Peach, potresti addirittura fare delle belle scivolate. Però dovresti scendere giù. Ah, è vero, lo posso fare. Mi ero completamente dimenticato che, hey, lo posso fare. E le scivolate non contano come contrattacchi. Oppure potrei aiutare Luigi. No, però è meglio sconfiggerlo, giusto? Di quanto posso arrivarci almeno? Mamma mia, che liscio. Ok, quindi uno, due. E adesso fuggo e vado da Luigi. Sì, ok, perfetto. Quindi alla fine andremo con Rabbit Peach e Luigi di qui. Tanto posso curarmi. Mentre con Bowser e Peach andremo dagli altri due lati, insomma, che mancano. Eccoci qua, vai, un bel salto. Non voglio attaccare però, sapete? Perché attaccare mi sa che ci darebbe dei problemi, perché siamo molto vicini, se non troppo vicini. Perché ho usato il contrattacco di Luigi. Ok, perfetto, quindi curo tutti, nel senso curo me, Rabbit Peach. E non posso fare niente, quindi passo il turno. Il problema è quel nemico laggiù, ma non importa. Ecco qui, contrattacca. Due, ok. Eccolo lì, ora Bowser verrà colpito. Ah, Peach, ah, avevo la barriera. Me ne ero completamente dimenticato. E portali, classico, classico dei portali. Vediamo, allora, devo stare abbastanza lontano. Qui sto bene però, eh. Ah no, però poi mi colpisce l'onda d'urto, no? Mi posso curare. Però fa 1000 di danno. E là ci sono delle cose, no, aspetta, aspetta, aspetta. Luigi, perdonami. È l'unica cosa che posso pensare di fare, quindi vai così. Ok, ora si avvicina. E spam. Oh no, ho sbagliato davvero. Abbiamo la difesa. Mamma mia, ho la difesa. Grazie, grazie al cielo, corazza. E ancora meglio, mi sto iper esponendo al pericolo. Ma così prenderò danno. Al prossimo turno, i nemici che spawnano là sopra, se non mi sconfiggono in un colpo solo, mi raccomando, li posso sconfiggere con la mia scivolata e poi fare altre robe, ok? Quindi, Luigi, solo per sicurezza usa meteo rifletto. Bravo riflesso, insomma. Ah, ho sbagliato un sacco, però. Ah, pazienza. È normale sbagliarsi un po'. Dov'è Peach? Mi sono perso Peach. Oh, mamma mia, Bowser. Peach. Ah, è qui, ok. Andiamo via, allora. Sempre qua sopra. Tanto Bowser dovrebbe riuscire almeno a spostarlo, quello. Con la folata di vento. Quindi vai con la folata. Sì. Attacco ventoso. E... fai scadusce. Rotola, rotola. Ce l'ho fatta a sconfiggerlo? No! Come hai fatto a non sconfiggerlo? Ok, va bene. A quanto pare devo tornare indietro con Peach. E a questo punto in effetti è meglio, perché posso dare una barriera difensiva a... vabbè, no, non conviene. Da qui ci arrivo? Mamma mia, anche qui per pura fortuna. Ok, una e due. Peach, ti prego, scappa via. Torna qua giù e poi ti muoverai al prossimo turno, perché non voglio stare 3 anni in questo turno. Quindi sto a posto qui. Speriamo che vada tutto quanto bene. Potrei aver scelto la cosa più sbagliata dell'universo, ma per difendere Luigi è l'idea migliore, quindi vai. E bam. Perfetto. Ho preso poco danno. Qui che cosa esce? 6 Goomba? Intanto posso riprendere vita con il vampirismo, subito. Altri 6 Goomba verso Peach. Allora, vampirismo, vai. Poi tripla scivolata. Ho recuperato quasi tutta la vita. Quindi ora ti posso mettere qua giù un secondo, perché Luigi... ah no, aspetta, 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 aspetta. Rabbit Peach lo avere da qualunque parte, no? Quindi mi posso mettere qui e fare quello che mi pare. Oh, mamma mia, mi sono preoccupato quasi per nulla. Luigi, sei fuori dalla raggiorazione del contrattacco. Ora sì, perfetto. Rabbit Peach, prego. Silvuple! E smash! Torna sempre al centro poi, mi raccomando. Ora, Luigi. Sì, è il tuo turno, vai. Wee-hee! E dura per 2 turni la difesa extra, giusto? Me ne ero completamente dimenticato, perché ho potenziato i miei spark. Ci arrivi, vero Luigi? Sì, ok. Ah, la vede anche. Nice, ok, sto a posto, sto a posto, sto a posto. Vai così, facciamo prima questa zona e poi facciamo l'ultima zona dove sono adesso Peach e Bowser. Bellissimo il fatto che siano alleati e siano tutti quanti là vicini. Ok. Aspettiamo i prossimi
turni, sì. Bowser, dove sei? Aspetta, aspetta, aspetta. Peach, li sconfiggi tutti, no? Ok, vai. Tanto, finché non spawna nessun altro. Luigi è qui, è nascosto abbastanza bene. Bowser, la puoi attaccare tu, vero? Però poi colpisce Luigi. Abbiamo la barriera, eh. Va bene, ho sbagliato un po'. Arriva da quello, per favore. Grazie. Ah, l'alleanza meno immaginata di questo pianeta. Ci arrivi, vero? Ok. Ossia Bowser più Luigi. Ci sta, però. Ci sta, è carina, è divertente. Sì, ok, ok. Vai. Non dovrebbe arrivare a noi. Oddio, prego non arrivare a noi. No, non ci arriva, perfetto. Per un pelo mi sa che non ci arriva. Passo il turno. Vero? Ci arriva. Aia. Beh, posso comunque provare a fare qualcosa. Intanto, aspetta. Abbiamo la cura? Sì, perfetto. Quindi posso curare Luigi? No. Sì. E mi sa che si è anche ricaricata la tecnica di Bowser per spostare? Oppure non l'ho mai usata? Ok, perfetto, la posso usare. Vieni qui, vieni qui. Qua. Sì, qua. Ok. Avvicinati, Bedrock. Ok. Adesso la posso attaccare dove mi pare. Abbiamo vinto, no? Sì, ok, perfetto. Mi metto qua sopra solo per sicurezza. Potrebbero anche spawnare nemici diversi dai Goomba, eh. E in quella piattaforma... No, 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 mi conviene stare qui adesso. Ok. Allora, ci pensa, mi sa, proprio Rabbit Peach a colpirla. Sì, allora, Rabbit Peach, vai giusto un po' più dietro qua. Tanto sto a posto. Vediamo. Luigi invece si sposta e se ne va in Lapponia. E per Lapponia intendo là sopra, se ci arrivo. Perché così là sopra posso attirarla nell'ultima zona. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. I miei ragionamenti sono decenti per quanto riguarda questo gioco. E non ottimi, ma decenti. Luigi forse è un po' scoperto, ma pazienza. Abbiamo la barriera team, vero, Peach? Sì, ok. Sì, usiamola del tutto. Sì, 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 normale. Barriera team completa. Tu stai fermo, aspetta un attimo. Bowser si può muovere ancora, bene. Quindi forse riesco a finirla in questa manche. È sopra? Sì, è sopra. Non puoi dirmi che non è sopra. Vai. Explosion! E scadush. Ok, manca sull'ultima zona. Ho unito solo l'ultima zona e l'ultima zona. Per quello ho detto sull'ultima zona. Vediamo, Luigi. Sai che ce la fai? Forse? Sì, sì, vai, vai. Ok. E bonk. Avvicinati un po'. Ok. Peach ci arriva? No, conviene aspettare un turno. Bowser, mi dispiace, resta qua giù e basta. Perché non voglio rischiare. Non so che succede. Ok, abbiamo vinto. Devo solo colpirla e sopravvivere a questo attacco. Potevo mettere Luigi un po' meglio. Abbiamo la barriera team. Abbiamo la barriera team, sto a posto. Cenciotti è comunque, eh? Due cenciotti? Ok, protetto. Altro cenciotto che prova a colpire Peach. Quindi eravamo esposti da quel punto lì sotto. Però ora abbiamo la barriera, vero? Sì, ok. E abbiamo... Sì, fai pure. Abbiamo finito, eh. Vuole finirla Peach? Perché no? Principessa, vai così. E adesso... Boom, boom, baby! Battaglia completata. Cristallo di energia di Oscutiferio purificato, ottenuto grazie a Bowser. Inoltre, ok, sì, experience level up. Yeah.
Allora, smidollati, un grazie ci starebbe bene. Ho appena salvato le vostre vite. Ah, partiamo bene. Che ci fai qua, Bowser? Quello che ci fate voi. Cerco Cursa. Mamma mia la gola. Si è impossessata del mio esercito di imbecilli e voglio riprendermelo. Bipo, se lasciamo che Bowser si unisca a noi, le nostre probabilità di successo aumentano dell'11,34756%. E da quanto partivamo? Le stesse probabilità che ai maiali spuntino due belle ali e spicchino il volo. Ben detto! Ora ho capito perché volete fregarmi e mettermi a capo della vostra brigata di disperati. Proprio per nulla, noi ce ne infischiamo delle probabilità. Dico bene, Mario? Tranquillo, prometto di non ridurti in poltiglia prima di aver sconfitto Cursa e aver riconquistato la galassia. Abbiamo abbastanza energia di oscutiferio purificata per teletrasportarci fino a Terra Flora. Avevo ragione allora! Ok, perché abbiamo la spiaggia luminosa che è estate, abbiamo il passo immacolato che è inverno, crepuscolo che è autunno e Terra Flora che è primavera, quindi è l'ultimo mondo? Consiglio comunque di tornare da Fosco, anche se il tentacolo di oscutiferio di crepuscolo è stato sconfitto. Ha ancora bisogno del nostro aiuto. Ovviamente, ma prima... Eccoci qui. Altra esperienza? Non dico mai di no, grazie. E ovviamente abbiamo nuove missioni sbloccate, quindi resteremo qui ancora per un po', già lo sapete. E ti prego, abbiamo un altro spark da prendere? Per favore? Oh mamma mia, intanto abbiamo il re e il giovanotto. Sarà di Bowser qualcuno. Monete rosse, le faremo in 3 secondi più in là. Poi abbiamo cosa? Caccia ai medicosi, lo faremo domani sempre. Questo qua sto solo controllando per i funghi. Invitational di Vittorio, abbiamo il pesce da prendere. Qualcosa qua? Il portale... Sì, abbiamo già visto questa zona di Boa Castrella. Poi, eccolo, sotterriamo l'ascia. Quindi faremo questa missione come prima cosa nel prossimo episodio, mi raccomando. Abbiamo altre missioni all'interno del Bosco dell'Incanto oppure no? No, questa è sempre la stessa missione. Bene, benissimo così. Allora, vorrei controllare intanto il tubo. Dovrebbe... Ah, voglio andare là sotto, come arrivo là sotto? Per i funghi. Ah, intanto come scendo? Che almeno quella di Vittorio la posso fare adesso, perché mi sa che abbiamo giusto un po' di tempo. Ok, perfetto, facciamo la missione di Vittorio e poi basta. Ricordatevi che l'analisi va usata ogni tot. Devo ricordarmelo io, non voi, in effetti. E abbiamo anche un occhio di oscutiferio da prendere. Ah, ok, lo posso prendere dopo questa missione. Wow, è collegata a un sacco di roba, Allora, Vittorio, ecco lì la pozza. Ah, ehi gente, mi sembrate tutti belli tonici. Ve la sentite di affrontare la grande sfida di crepuscolo del lancio del pescioniglio? Sì, che cosa è la sfida? Lo sappiamo già che cos'è la sfida. Ah, mi sono completamente dimenticato di controllare un attimo il record da battere. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Sono quasi... Sì, lo so, un attimo. Record da battere 7. Easy. Ok, andiamo. Sì, sono pronto. Vai, 30 monete. Grandi, no, non vi offenderò con una ricevuta, ma avete la parola di Vittorio. E non allontanatevi se non volete essere squalificati. Allora ci scivoliamo qualche pescioniglio? Forse Bowser è un po' lento per questa missione, comunque. Salta subito giù, Bowser. Oh, salta subito giù, ok. E cominciamo a prendere i pescionigli. Abbiamo 90 secondi, esattamente il tempo che ci resta per finire l'episodio, quindi haha. Allora, fortunatamente... Ok, brilla un po' quando dobbiamo lanciare il pesce, così di così sappiamo subito cosa fare. Scivolata. Ricordo che in realtà converrebbe fare più scivolate su più pesci per prendere tutti. Intanto strano che io possa camminare sull'acqua. Ok, perché non me l'aspettavo di poter camminare sulla spiaggia, ma se funziona, quindi... No, 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 Bowser, lancialo nella fontana. L'importante alla fine è solamente arrivare al record, non superarlo di troppo. Mi andrebbe bene fare 8 adesso. Infatti siamo già a 4 e abbiamo perso un sacco di tempo, quindi eccoci qui. Altri pescionigli, per favore. Altri pescioni. Eccolo laggiù. Mamma mia. Era l'ultimo che... Può darsi che non ce la faccio, Può darsi seriamente che non ce la faccio. Se non ne spawnano altri... Oh, mamma mia, devo andare fino laggiù, vero? Lancia.
Altri pescionigli, per favore. Ecco qua. Vai. Quindi sono 5 che spawnano. E una volta presi tutti e 5 cominceranno a spawnarne altri. Ecco perché non li ho visti in tempo. Siamo a 6. Ti prego, dimmi che ci riesco. Non voglio dover dire... Ah, ho sbagliato, in realtà è molto più difficile. Ok, 11, 10. Dov'è? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lancio. Fatto. 8. Mua, ho vinto. Per un pelo però. Seriamente per un pelo. Alla faccia dell'iguana. Che prestazione. È da oro. Vogliamo dire che è una prestazione da campioni totali? No che non vogliamo. Ma potete comunque riprovarci. Ma ho vinto. No? C'è detto di superare il... Coso, no? Batti il record di 7 per il premio. Ho vinto. Che vuoi? Dammelo. Ok. Abbiamo abbastanza monete per andare nella zona segreta. Non voglio rifarlo, non voglio rifarlo, non voglio rifarlo. No, 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 no. Voglio salutare. Ok, perfetto. Quindi, nella prossima parte di Mario più Rabbids Sparks of Hope, vedremo se riusciremo a trovare questo coso per sbloccare la via per l'altro lato della mappa. Magari lo trovo adesso, chi lo sa. E poi cominceremo a fare le varie missioni secondarie per finire questo mondo. Già lo sapete, voglio completare quante più missioni prima di andare nel prossimo mondo, sia Terra Nova, Terra Prima, non lo so. Vabbè, penso che ci conviene salvare. Sì, ok. See you next time, baby.